Salve a tutti, e andiamo adesso a vedere quelle che sono le caratteristiche generali della sostituzione nucleofila, precisamente negli alogenuri alchilici, solitamente appunto indicati con RX maiuscole. Allora, è molto semplice quelle che sono le caratteristiche generali, poi ampliamo il discorso nelle lezioni successive. Intanto, nominiamo l'alogenuro alchilico il cosiddetto substrato di sostituzione nucleofila, il che poteva anche essere un alcol, un etere, un epossido, e quindi serve un substrato. Vedremo le caratteristiche, poi serve il nucleofilo. Ripetiamo che il nucleofilo, allora, non ha la stessa definizione precisa di base, però sostanzialmente il nucleofilo è anche una base, quindi ha la capacità di cedere gli elettroni con la coppia elettronica. Io qui ho messo il meno per indicare la carica, e attenzione che il nucleofilo vedremo che può essere carico o meno, e questo influirà molto sul meccanismo operante, che può essere una SN1 o SN2, ma in realtà vedremo anche che può competere anche con le eliminazioni. Da ogni sostituzione nucleofila che si rispetti ne deriva un prodotto. Notate che qui ho messo NU come nucleofilo per indicare il gruppo e il nucleofilo che ha reagito, quindi a seconda di quello che sarà il nucleofilo si otterrà un determinato prodotto. Vedremo degli esempi semplici. E poi si ha comunque sempre anche il gruppo uscente. Parlando di alogenuri alchilici, il gruppo uscente non può che essere un alogenuro, che potrà appunto essere, poi vedremo, bromuro, cloruro. Allora, per quanto riguarda il substrato di partenza, questo può essere un substrato di tipo terziario, secondario, primario, ma può essere anche metilico, quindi può essere un alogenuro alchilico di tipo terziario, secondario, primario e metilico. Come vedremo nelle lezioni successive, il terziario è molto importante perché praticamente come sostituzione solo un SN1, e lì entrerà in gioco appunto uno dei fattori principali dei substrati, che è l'ingombro sterico. Quindi che cosa vuol dire? Che quando io avrò un terziario avrò un SN1 di sicuro, e se parlo di sostituzioni, i primari metilici daranno principalmente SN2. I secondari sono una via di mezzo, dipende dalla forza del nucleofilo, perché avvenga un SN1 e un SN2. Quindi attenzione, che io che vi scrivo, che possiamo avere tutti i tipi di substrati terziari, secondari, primari, è che uno dei fattori delle sostituzioni è il fattore essenziale perché il meccanismo operante sia un SN1 e un SN2 del substrato è l'ingombro sterico, e vedremo con il modellino, appunto, quando questo è molto ingombrato, la reazione prediligerà a una E due passaggi, quindi l'SN1 o un unico passaggio quando è poco ingombrato, e quindi la cosiddetta SN2. Andiamo a vedere il nucleofilo. Il nucleofilo può essere appunto carico, può essere anche non carico, e come abbiamo già detto, e anche questo influirà sul fatto che possa avvenire un SN1 o un SN2, ma può essere anch'esso ingombrato. Vedremo che infatti quindi attenzione, carico, non carico e ingombrato. Quindi il carico, quando diciamo carico, non carico, stiamo parlando della forza del nucleofilo, no? È chiaro che un nucleofilo carico sarà più un nucleofilo più forte rispetto a quello non carico, come solitamente sono appunto i solventi, acqua e alcoli. E ingombrato molto importante perché la forza del nucleofilo si misura, o meglio, la sua capacità di agire come nucleofilo si misura oltre che con la forza della base, ma in realtà anche col fatto che sia ingombrato meno, perché magari possiamo avere una base più forte, ma essendo ingombrata, quella carica non riesce a intercettare facilmente il centro elettrofilo, e quindi dà piuttosto una eliminazione. Quindi attenzione che è importante anche l'ingombro, come vedremo, del nucleofilo. A seconda dei nucleofili che utilizziamo, per esempio, io potrei utilizzare come nucleofilo che cosa? Potrei utilizzare come nucleofilo idrossidi. Questo chiaramente sarebbe molto importante perché l'idrossido dà competizioni forti con substrati secondari, con le eliminazioni, ma io so che il prodotto che otterrei sarebbe sicuramente comunque un alcol. Quindi in questo caso OH,
darà come prodotto finale nelle sostituzioni un alcol, se parliamo di sostituzione nucleofila, ma se avessi avuto un substrato di tipo terziario, comunque avrei sempre ottenuto un alcol, anche se avessi utilizzato l'acqua. In quel caso è un SN1, è una solvolisi. E potrei anche utilizzare che cosa? I cianuri. A quel punto potrei ottenere per sostituzione nucleofila i cosiddetti nitrili. Potrei tranquillamente farlo. E poi ci sono tutta un'altra serie di nucleofili, per esempio lo stesso acetiluro metallico, per dare, che so, per esempio un allungamento di catena, quindi alogeno rachidico più acetiluro, che ci può dare tranquillamente un allungamento di catena, mettere in evidenza questo gruppo R, che è praticamente questo. Quindi, come dire che questo va a legarsi al centro elettrofilo, viene espulso il gruppo centro e si forma l'alchino semplicemente a catena più lunga. Ma qui potrei riportare una miriade di esempi, li faremo nelle lezioni successive bene anche con il modellino e con i meccanismi. Quindi il prodotto dipenderà dal tipo di nucleofilo che ho utilizzato, e posso ottenere appunto alcoli, nitrili, alchine a catena più lunga, ma in realtà molti altri composti, appunto, come vedremo. Il gruppo scelto, come abbiamo già detto, è l'alogenuro. Se io qui avessi messo RCl, quindi come gruppo uscente avrei avuto un atomo di cloro, lo mettiamo in verde. Guardate che il verde è quello che possiamo utilizzare come colore per i modellini, e quindi qui avrei praticamente liberato come gruppo uscente un cloruro. Ok? Naturalmente, rispetto agli alcoli, ribadisco, poi andiamo avanti con la lezione successiva, ribadisco che come per gli alcoli, in questo caso il gruppo uscente è già ottimo come tale, come cloruro. Negli alcoli come ROH, l'idrossido è un pessimo gruppo uscente, ecco perché la sostituzione nucleofila negli alcoli con acidi alogeni idrici deve essere effettuata appunto con acidi che sono appunto gli stessi acidi alogeni idrici, per formare un buon gruppo uscente, che in quel caso sarebbe appunto l'acqua. E ultima cosa da dire per queste caratteristiche generali è il ruolo del solvente, quindi molto importante il ruolo del solvente. Ok? Vedremo come i solventi possono essere svariati, possono essere polari, protici. Poi dirò bene cosa vuol dire protico, perché c'è confusione anche su di quello. Possono essere anche debolmente polari, ma aprotici, cioè in sostanza devono poter formare legami idrogeno, e naturalmente laddove si possono formare legami idrogeno possiamo liberare appunto anche protoni, ma in questo caso protico sta per questa cosa, però a noi interessa soprattutto il fatto che sia un composto che nel caso dei polari protici possa favorire i meccanismi tipo ionico, quindi l'SN1 o l'E1, come vedremo, debolmente i polari e aprotici favoriscono le reazioni senza formazione di ioni, ma solo con cariche parziali, quindi SN2 e 2. In questo caso SN2, perché sto parlando delle sostituzioni, vedremo sia questi che questi con alcuni esempi. Nella prossima vedremo appunto le caratteristiche generali di SN1 e di SN2, e riporteremo anche degli esempi. A prestissimo!